semplicemente buoni. Lisa venne a casa mia poco prima di pranzo. Rimanemmo a guardare la pioggia che scrosciava contro le scuderie del palazzo, di fronte alla mia casa, mentre mi domandavo come avremmo trascorso il pomeriggio. Gisa sembrava assorta in altri pensieri. La bomba scoppiò mentre bevevamo il caffè davanti al camino. «Ho deciso cosa voglio fare prima di tutto», annunciò. «Oh, che cosa?» esitò. «Sono certa che lo troverai molto strano, forse anche molto sciocco, ma è quello che voglio fare. Voglio andare in Africa a scavare pozzi». A quelle parole seguì una lunga pausa. «Non lo trovo sciocco, anzi, tutt'altro». Forse Gisa avvertì un rimprovero nascosto perché proseguì. «Lo so che può sembrare strano, posso parlartene?» Fece una pausa. «Mi sembra tutto così lontano, come se fosse accaduto a un'altra persona tanti anni fa». «Non è meglio che tutto resti com'è?» scosse la testa. «No, ora che sono uscita dal carcere per spaccio di droga», dopo un po' aggiunse. «Tu come assistente sociale sei stata molto buona con me. Voglio cercare di farti capire quello che io ho capito dei maestri immateriali che ho letto in carcere». «Va bene», dissi. «Adesso so che le razze, cioè le umanità, si susseguono sul pianeta Terra, ma non accade mai che una umanità finisca il suo ciclo evolutivo e dopo, subito dopo, un'altra umanità inizi il suo tragitto evolutivo. In realtà vi è una sovrapposizione temporale, poiché quando una umanità giunge intorno alla metà del suo ciclo evolutivo, ecco che una nuova umanità inizia ad incarnarsi». «Perché esiste questa sovrapposizione temporale di umanità?» chiesi, meravigliata che Gisa sapesse certe cose. «Perché anche se in maniera inconsapevole, la vecchia umanità, che attualmente siamo noi, preparerà l'ambiente che accoglierà la nuova umanità, che attualmente è rappresentata dall'Islam. L'ambiente e la società in cui la nuova umanità si troverà a vivere rifletterà le comprensioni che il sentire dell'umanità precedente avrà raggiunto in quel momento, offrendo delle mete che spingeranno la nuova umanità, cioè l'Islam, nel suo percorso evolutivo». Continua.